Bentrovati in questa nuova puntata di Via Prodie, siamo a Ossi per parlare di due grandi manifestazioni, di due grandi giornate di spettacolo, il 28 agosto e il 29 agosto. E ne parleremo proprio con coloro che hanno organizzato questa manifestazione. Intanto inizio subito col presentarvi il presidente della Consulta Giovanile di Ossi. Intanto ciao, bentrovato, Alessandro Pitalis. Sì. Due grandi giornate, è un grande lavoro da parte vostra per questa organizzazione. Sì, questo è alla fine è un lavoro che dura 4 anni, dato che il susseguirsi degli anni ha prodotto questa manifestazione, si chiama Music Art, questa è la 4ª edizione. E niente, quest'anno abbiamo voluto valorizzare il centro storico del paese, dato che adesso abbiamo là una nuova pavimentazione, e creare il primo festival internazionale di strada del Nord Sardegna. In questo percorso, diciamo, abbiamo voluto inserire sia artisti di strada e soprattutto abbiamo voluto coinvolgere gli artisti locali, gli artigiani di Ossi. Scusa se ti interrompo, intanto per i nostri telespettatori iniziamo col dire che tutto questo poi parte dalla saga della Lumaca, cioè parte tutto da un lavoro che è iniziato qualche anno fa dalla Proloco e poi con il vostro intervento è nato poi questo percorso itinerante, questo percorso dedicato agli spettacoli anche. Sì. Questo percorso è un percorso che dura tutta la giornata. Si partirà dalle ore 17 con il centro storico, con gli artisti di strada, con gli artigiani, con gli spettacoli verticali, degli eventi verticali, e continuerà alle ore 19 con la sagra della Lumaca qua ai giardini. Si concluderà in piazza di Chiesa con il concerto dei Cordas e Cannas e del coro Bogas Noas di Ossi. Insomma, grande giornata, tutto questo il 28 agosto. Avremo modo di parlare anche del 29. Intanto noi salutiamo Alessandro, andiamo a conoscere altri amici della Consulta. Ma che cos'è la Consulta Giovanile e che cos'è la Consulta Giovanile di Ossi? La Consulta Giovanile di Ossi è un'associazione nata dall'impegno di una ventina di giovani per cercare di rendere di portare a Ossi movimento e farlo uscire da una certa routine in cui Ossi era, diciamo, caduta a detta di chi da tanti anni fa associazionismo a Ossi, ed è composta dai giovani che abbiano tra i 14 e i 30 anni che appunto vogliono partecipare. Il nostro lavoro è un lavoro di 12 mesi all'anno che richiede tantissimo tempo, quindi non è facile coinvolgere i ragazzi appunto per questo motivo, perché per farla bene, come stiamo cercando di farla noi, richiede un grosso dispendio di energia e di tempo. E tempo i ragazzi non è che ne abbiano tanto, perché ci sono tanti impegni, sport, computer, tempo libero, computer, internet, tante cose, quindi non è semplice. Però grazie a Dio noi siamo riusciti, abbiamo fatto un gruppo compatto. Oggi per esempio siamo 226 iscritti, certo non siamo 226 operativi al 100%, però abbiamo un gruppo di forse 60-70 persone che portano un lavoro avanti e riusciamo a realizzare manifestazioni anche di un certo livello, con un grosso dispendio di energie fisiche ed economiche soprattutto. Abbiamo spiegato che cos'è la Consulta Giovanile di Ossi, però la domanda te la vorrei fare, perché tu prima ci tenevi a dire: noi non siamo, esatto. Non apparteniamo a nessun partito, non apparteniamo a nessun colore politico. Esatto, questa è una cosa molto importante. Quando siamo nati sotto questa amministrazione, che è un'amministrazione di sinistra, centrosinistra, quindi molti ci additavano come sinistra giovanile, e questo non lo è, anzi abbiamo dimostrato con il nostro fare, con il nostro muoverci, che proprio noi non guardiamo i colori politici, i partiti, ma anzi andiamo al di sopra di tutte queste cose qua. E per noi questo è molto importante, perché forse ora stiamo iniziando a scrollarci sopra questo aggettivo qua, che per me personalmente, per chi è nel gruppo, era un pochettino vi stava un po' pesante. Esatto, perché noi per esempio prossimamente ci sono elezioni a Ossi, non dobbiamo né candidarci né niente, non stiamo facendo propaganda elettorale nessuno, e questo l'abbiamo dimostrato coi fatti in questi 4 anni sul campo. Io guarda, ti faccio i complimenti, perché credetemi, loro fanno veramente un grande lavoro, però come dico sempre io, cioè i colori in questi casi non servono a nulla, quello che conta sono le persone, quello che conta sono proprio i fatti, così come stai dicendo tu. Questo appunto per dimostrare a Ossi che noi ci siamo, che i giovani c'erano, che ci sono, che vogliono essere partecipi di Ossi, e lo stiamo facendo
con tutto l'anno, con attività che vanno dalla collaborazione col comune, con la chiesa, con le altre associazioni, siamo sempre stati disponibili con tutti, appunto perché questo è il nostro spirito. Per essere forti bisogna stare uniti, ormai in questo mondo dove ormai c'è un po' troppo di dispersione, dispersione e soprattutto c'è molto egoismo. Noi stiamo cercando di abbattere queste barriere, non è semplice, forse non ci riusciremo, però ci stiamo provando, almeno nella vita potremmo dire noi ci abbiamo provato. Ecco. Bravo! Speriamo bene, speriamo di riuscirci e tutto quanto. Il 28 e il 29 non è un punto di arrivo, ma sono tutti i punti di partenza, tutti i punti di transito, perché solamente sono tutti percorsi che noi stiamo percorrendo. Poi magari un giorno arriveremo anche alla politica, diciamo, politica di palazzo. Non lo so, in questo momento non ci stiamo pensando a portare l'immagine di Ossi e dei giovani di Ossi in giro per il mondo e forse ci stiamo riuscendo, forse. Lo speriamo, una cosa che l'abbiamo detto è che il 28 ci saremo, seguiremo tutto il percorso di questa giornata di spettacoli, di tradizioni per il paese. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi a Ossi il 28 e il 29 agosto, sperando che sia una bellissima manifestazione, che vada bene e niente, partecipate numerosi, noi vi aspettiamo. Noi ci siamo già incontrati in realtà nella prima manifestazione della Sagra della Lumaca qualche anno fa. Sto invecchiando e non mi ricordo la data. Ecco, non diciamola allora, no. Un po' di anni fa comunque. Qualche anno fa, sì. Ci siamo incontrati e abbiamo parlato di questa esperienza che il paese ha vissuto molto bene. C'è stata anche la rispondenza delle persone da fuori, sono venuti in tanti, è andata bene. Se non che quest'anno abbiamo pensato di dare un taglio completamente diverso alla Sagra della Lumaca. Mi spiego. Lo scopo fondamentale della Proloco è far conoscere Ossi, far conoscere i bar di Ossi, tutte le attività che si svolgono a Ossi, compresi i ristoratori. Ah, ecco, perché tra l'altro per la Sagra cucineranno proprio i ristoratori di Ossi, alcuni ristoratori. Quest'anno abbiamo rivolto l'invito a tutti i ristoratori, due hanno risposto all'appello, abbiamo fatto varie riunioni, ci siamo messi d'accordo su tutto e due, Sispidu 2, tanto per ripeterci, e l'Acquario cucineranno per noi le lumache. Perché questo? Perché vogliamo che l'immagine di Ossi sia fissa nella gente. Loro senz'altro cucinano meglio di noi, senz'altro penso, ma è il loro nome che deve rimanere iscritto nella mente di questi che verranno da fuori, sperando quindi che gustando quanto bene fanno loro, ci ritornino e così aumenta il giro di economia anche per Ossi. Quindi avete sentito un itinerario che poi arriva fino alla Sagra della Lumaca, un itinerario che serve più che altro per dare più visibilità anche a tutto ciò che succede a Ossi, perché abbiamo parlato dei ristoratori, però dobbiamo anche ricordare tutti coloro che lavoreranno per tutte le strade. Per tutte le strade del centro storico, un tantino rimodernato soprattutto come pavimentazione, e vogliamo che la gente lo conosca e lo sfrutti bene. E lì abbiamo inserito tutta l'attività stupenda che fa la Consulta ormai qui da anni a Ossi. E dirò questo, che quando ci sono state delle flessioni nell'attività della Proloco, chi ha salvato Ossi come manifestazioni impegnative esterne è stata proprio la Consulta. Sono ragazzi veramente stupendi. Dirò inoltre che con loro noi, Proloco, lavoriamo benissimo, ci intendiamo benissimo. Io vorrei rivolgere un appello a quei tanti, speriamo tantissimi, che verranno da fuori Ossi. Chiediamo a loro questo, quando arrivano a Ossi venendo da Sassari, li indirizzeremo su in alto verso Sospianos, la parte alta di Ossi, ma non devono spaventarsi, non faranno molti chilometri a piedi, no, perché proprio lì da Sospianos partirà il trenino di Sassari, quello gommato ovviamente, e dall'alto scenderà qui in piazza, girerà e risalirà dalle 5 del pomeriggio fino alle 11 di notte. Quindi abbiamo risolto anche quello che può essere il problema del traffico. Noi abbiamo già seguito questa manifestazione quando nacque, proprio ne parlammo proprio con Salvatore Vacca,
che già era presidente della Proloco, e poi insomma il cambiare dei tempi e anche dare più spazio a quelle che sono le botteghe delle strade. L'esperienza che vogliamo tentare quest'anno, sempre in piena collaborazione con la Consulta, è questa. Vogliamo portare in piazza alcune bottegas de Ossi, dal calzolaio che è pronto a farci vedere come sa fare le scarpe a tutti noi, al ceramista che ci farà vedere delle cose meravigliose come si lavora la ceramica, e così a tante altre persone, sarti e sarte, che sanno lavorare benissimo. Questo per conservare quello che sono le tradizioni anche sarde, perché purtroppo Ossi in questo istante, fino ad ora, non aveva neppure un oggettino da consegnare al turista che veniva. Beh, quest'anno alla Sagra della Lumaca e in una bottega particolare di queste che esporranno ci saranno anche degli oggettini con la scritta Ossi, e quindi vedendo anche quelle lì li prendete e li portate via come ricordo di Ossi. E quindi insomma uno si porta via il ricordo di Ossi, si fa una giornata divertente e simpatica, non fa strada a piedi perché poi tramite il trenino da Sospianos lo porta in giro fino alla piazza, fino al centro storico. Io credo che sarà una grande giornata questa. Noi speriamo di sì e ce lo auguriamo per tutti gli ossesi, ma direi per la Sardegna intera, perché se in tutti i paesi si riesce ad organizzare un qualche cosa di attraente, allora avremo anche sos estranzos, gli stranieri che verranno, già ci vengono, ma non vogliamo che vengano solo per la spiaggia. Venite a vedere Ossi, i balconi panoramici di Ossi, i siti archeologici di Ossi. Oh, ma qui chi più ne ha ne metta. Avete capito, Teleregione in giro per la Sardegna a Ossi in occasione di questa grande manifestazione con questa grande organizzazione gestita dalla Proloco e dalla Consulta Giovanile. Ci tengo a precisare una cosa, come per la Consulta non è tanto il portavoce o il presidente che conta, è il gruppo. Sono contentissimo di questa intervista che Teleregione ha voluto farci, segno che Teleregione è sensibile a tutte le problematiche che sorgono in Sardegna ed è sensibile anche ai momenti di festa, di gioia scatenante che speriamo di dare a tutti quelli che verranno qui.